È il Belgio la seconda semifinalista di Russia 2018, Andrea Di Caro. Il Belgio ha battuto incredibilmente il Brasile. Qual è stata la chiave di volta? Intanto era una grande sorpresa perché si immaginava che il Brasile potesse a questo punto essere una finalista, la grande favorita, e invece il Belgio, che ti aspetti? Perché noi sappiamo che il Belgio è una squadra forte, è riuscita a trovarsi su 2-0 con due grandi giocate nel primo tempo e lì il Brasile ha iniziato a vedere sempre più lontana la fine del tunnel. Tunnel che non ha di fatto raggiunto, è rimasto lì impigliato in questo tunnel. Il Belgio a questo punto spera addirittura di poterlo andare a vincere questo mondiale. C'è l'ostacolo Francia, però abbiamo visto una squadra organizzata, una squadra forte, una squadra brillante con individualità. Insomma, è veramente un'ottima nazionale, però insomma, il Brasile ci aspettavamo di più. La serata storta di questo Brasile è da imputare alla serata storta di Neymar? Nel primo tempo sicuramente sì, nel secondo tempo è andato meglio, ha sfiorato un clamoroso 2-2 proprio sulla fine, ma Courtois ci ha messo la manona ai suoi 199 centimetri, una parata straordinaria su un tiro a giro che stava per infilarsi sotto al 7. È indubbio però che non è stato il mondiale di Neymar, come non lo è stato di Messi, come lo è stato solo parzialmente di Cristiano Ronaldo. Doveva essere questo il mondiale delle tre stelle, no? Del passaggio, forse anche di consegne tra Messi e Ronaldo nei confronti appunto di Neymar. Neymar, che non è riuscito a caricarsi sulle spalle il Brasile, non è riuscito a essere protagonista fino alla fine. E a questo punto cosa possiamo aspettarci dal mondiale? Ci aspettiamo intanto che un mondiale che è diventato un europeo, perché sono andate fuori tutte le sudamericane, oggi Uruguay e Brasile che erano le ultime due. Dobbiamo dire anche la verità, che sono uscite meritatamente, perché la Francia ha battuto meritatamente l'Uruguay e il Belgio, insomma, non ha rubato nulla questa sera contro il Brasile. Nelle altre due quarti di finale, appunto, ci sono soltanto squadre europee. Si scontrano probabilmente di queste che sono rimaste, vediamo adesso fra Inghilterra, Svezia, Russia, però si scontrano Francia e Belgio in semifinale, che sono probabilmente le squadre più forti. Forse questa è una finale anticipata. Grazie ad Andrea Di Caro per l'analisi e a voi per essere stati con noi.